Gli incontri sono il fascino dei viaggi. Chi non conosce la gioia di ritrovare all'improvviso, a mille leghe di distanza, un parigino, un compagno di collegio, un vicino di campagna? Chi non ha trascorso una notte con gli occhi aperti nella piccola diligenza che se ne va scampanellando attraverso contrade dove il treno è ancora ignorato, accanto a una giovane sconosciuta intravista soltanto alla luce della lanterna quando saliva nella vettura davanti alla porta di una bianca casa di una piccola città. E quando è venuto il mattino, quando si hanno la mente e le orecchie ancora tutte stordite dal continuo tintinnare dei bubboli e dal fracasso continuo dei vetri, che piacevole sensazione vedere la graziosa vicina un po' scarmigliata aprire gli occhi, scrutare il suo visino, che piacere renderle mille piccoli servigi, ascoltare la sua storia, una storia che essa racconta sempre. Basta riuscire a prenderla per il verso giusto. E che piacere squisito è anche quel disappunto che si prova vedendola scendere davanti alla cancellata di una casa di campagna. Si crede di scorgere nei suoi occhi, quando l'amica di due ore vi dice addio per sempre, un inizio di emozione, di rimpianto, chissà. E che bel ricordo si conserva, fino alla vecchiaia, di questi fragili ricordi di viaggio. Laggiù, alla fine della Francia, c'è un paese deserto, ma deserto come sono deserte le grandi solitudini americane. Ignorato dai viaggiatori, inesplorato, separato dal mondo da una catena di montagne, che sono esse stesse isolate dalle città vicine da un grande fiume, l'Argens, sul quale non è stato gettato nessun ponte. Tutta questa contrada montuosa è conosciuta sotto il nome di Massif des Murs. La sua vera capitale è Saint-Tropez, piantata all'estremità di quella terra perduta, al bordo del Golfo di Grimaud, la più bella delle coste della Francia. Soltanto alcuni villaggi sono disseminati qua e là in questa regione lasciata in disparte dalla ferrovia, che compie invece un larghissimo giro. Vi entrano dentro solo due strade, che si avventurano tra quelle vallate senza un tetto, tra quelle grandi pinete dove, a stare a quanto si afferma, si trovano grandi quantità di cinghiali. È necessario passare a guada i torrenti e camminare per giorni e giorni lungo le pendici dei monti e sulle vette, senza riuscire a scorgere una casetta, un uomo, un animale. Tuttavia vi nascono fiori selvatici superbi, come quelli che crescono nei giardini. Qui ho incontrato la più strana e anche la più sinistra viaggiatrice che mi sia mai capitato di conoscere. La prima volta l'avevo scorta sul ponte del piccolo battello che va da Saint-Raphaël a Saint-Tropez. Aveva almeno 70 anni. Era alta, secca, spigolosa. Portava i capelli bianchi arricciati sulle tempie, all'antica. Era vestita come una pellegrina inglese. Se ne stava ritta, in piedi sul ponte di prua, con lo sguardo fisso alla costa, piena di boschi e sinuosa, che trascorreva alla nostra destra. Il battello beccheggiava, le onde alzandosi a rompere contro i suoi fianchi gettavano pennacchi di schiuma sul ponte, ma la vecchia non si preoccupava né delle brusche oscillazioni del battello né degli schizzi d'acqua salata che la colpivano in pieno volto. Stava immobile, attenta soltanto al paesaggio. Allorché il battello giunse in porto, scese, portando per solo bagaglio una valigia. Dopo una pessima notte trascorsa nel locale albergo, chiamato pomposamente Grand Hotel Continental, uno strepere di tromba mi fece correre alla finestra e vidi partire, tirata da cinque ronzini, la diligenza di Hayes, che portava sull'imperiale la magra e severa viaggiatrice del battello. Un'ora più tardi me ne andavo a piedi lungo le rive del bellissimo golfo per visitare Grimaud. La strada costeggia il mare. Dall'altro lato si scorge una linea ondulata di alte montagne coperte di foreste di abeti. Gli alberi scendono giù fino alle onde, che vanno a bagnare una lunga spiaggia di sabbia biancastra. Poi entrai nelle praterie, attraversai i torrenti, vidi fuggire grosse bisce, mi arrampicai su un monticello, tenendo sempre lo sguardo fisso alle rovine scoscese di un vecchio castello che si erge su quell'altura, dominando le case ammucchiate ai suoi piedi. È questo l'antico paese dei Mori. Qui
Qui si ritrovano le antiche dimore, gli archi, l'architettura orientale di quel popolo. Ed ecco ancora le costruzioni gotiche e italiane lungo strade ripide come sentieri di montagna, selciate di grossi ciottoli taglienti. Ed ecco un campo quasi per intero coperto di alse in fiore. Queste piante mostruose innalzano verso il cielo il loro stelo colossale, che fiorisce appena due volte in un secolo, e secondo i poeti, questi buffoni, a colpi di tuono. Ed ecco, alte come gli alberi, strane vegetazioni, irte, simili a serpenti, e alla fine ecco palme secolari. Così entro nel recinto del grande castello, simile a un caos di rocce franate. Tutto a un tratto, sotto i piedi mi si apre una stretta scala che sprofonda sottoterra. Scendo e mi trovo in una sorta di cisterna, un luogo scuro, con il soffitto a volta, con l'acqua giù in fondo, chiara, gelata, in una fenditura del terreno. Ma qualcuno si alza, indietreggia davanti a me, e nella mezza tenebra di questo pozzo riconosco l'alta donna incontrata il giorno avanti e la mattina. Poi qualche cosa di bianco sembra passare sul volto e sento risuonare qualche cosa come un singhiozzo. Piangeva, là, sola. Improvvisamente cominciò a parlare, vergognosa di essere stata sorpresa. «Sì, signore, piango, ma non lo faccio spesso. Forse è colpa di questo buco». Ero molto emozionato e volli consolarla con qualche parola vaga, con una qualunque banalità. «Non tentate», disse, «perché per me non c'è più niente da fare. Sono come un cane abbandonato». Così mi raccontò la sua storia, bruscamente, come per rimandare a qualcuno l'eco della sua infelicità. «Sono stata felice, signore, e lontano di qui ho una casa, ma non voglio più tornarci, perché mi spezza il cuore. Ho un figlio, è in India. Se lo vedessi non lo riconoscerei. In tutta la mia vita l'ho appena visto, l'ho visto quanto basta per ricordarmi il suo viso. Da quando aveva 6 anni l'ho visto sì e no 20 volte. Me lo presero quando aveva 6 anni, lo misero in collegio. Non fu più mio. 2 volte l'anno veniva da me e ogni volta mi stupivo dei cambiamenti avvenuti nella sua persona. Mi stupivo di ritrovarlo più grande senza averlo visto crescere. Mi è stata rubata la sua infanzia. Mi sono state rubate tutte quelle gioie che potevano venirmi dal vedere crescere uno di quei piccoli esseri che nascono da noi. A ogni sua visita, il suo corpo, il suo sguardo, i suoi movimenti, la sua voce, il suo modo di ridere, non erano più gli stessi, non erano più miei. Un anno vidi che gli era cresciuta la barba. Ne rimasi stupita e rattristata. Osai appena baciarlo. Era proprio mio figlio, il mio biondino riccioluto di un tempo. Il mio caro, caro bambino che avevo ninnato sulle ginocchia, quel ragazzone bruno che gravemente mi chiamava mamma e che pareva mi amasse soltanto per dovere. Mio marito morì, poi morirono i miei genitori, morirono anche le mie 2 sorelle. Quando la morte entra in una famiglia, si direbbe che si spicci a fare il maggior lavoro nel minor tempo possibile, per non dover ritornare troppo presto. Rimasi sola, mio figlio studiava diritto a Parigi. Io speravo di vivere e di morire accanto a lui. Così andai ad abitare in casa sua, ma egli aveva abitudini di giovanotto. Gli davo noia. Allora tornai a casa mia. Si sposò. Mi credetti salva. Mia nuora cominciò ad odiarmi. Fui sola ancora una volta. Ora, siccome i suoceri di mio figlio abitavano in India e siccome sua moglie fa di lui ciò che vuole, hanno deciso di andare tutti a stare laggiù insieme con loro. Ancora una volta me lo hanno rubato. Mi scrive ogni 2 mesi. È venuto a trovarmi 8 anni fa. Aveva le rughe sul volto e i capelli bianchi. Possibile? Quel vecchio era dunque mio figlio, il mio bambino. Non v'era dubbio, non lo rivedrò mai più. Così viaggio tutto l'anno, me ne vado da una parte all'altra, come vedete, senza nessuno che mi accompagni. Sono come un cane abbandonato. Addio, signore, non rimanete accanto a me,
Mi addolora già l'avervi raccontato tutte queste cose. Quando scendevo giù per la collina, mi voltai. Vidi la donna in piedi sul muro in rovina. Guardava il golfo, il grande mare in lontananza, le montagne scure e la lunga vallata. Il vento agitava come una bandiera il suo vestito e lo strano scialletto con il quale si copriva le spalle magre.